vai. Al ritmo di tarantella questa mattina il Buongiorno Show in diretta da Telenostra e Prima TV. Ci siamo con chiacchiere e caffè. E intanto una buona giornata a tutti gli amici di Atripalda, a tutti voi cari amici telespettatori in visione della nostra trasmissione del mattino. Dove siete? Svegliatevi! Ci siamo ormai con Michel Bourbon, l'usignolo, Carmine, Cesare, il nostro Meteo Pep con gli occhialoni stravaganti. Occhialoni stravaganti per vedere meglio, per mangiarti meglio. Che ci saranno anche le previsioni meteo. Un po' di tarantella per gli amici. Vai col ritmo incalzante del nostro Michel Bourbon. Siamo in piazza ad Atripalda. Una dedica a tutti gli amici di Atripalda che ci seguono la mattina. Noi siamo al Beviamoci Su. Entriamo, andiamo dentro il Beviamoci Su. Ringraziamo Francesco Rinaldi alla telecamera, Alfonso Tarantino in regia, il trenino del mattino che adesso decolla sul binario del divertimento e dell'allegria. Parte ufficialmente la sigla del Buongiorno Show di Telenostra e Prima TV. Chiacchiere e caffè con i tre compagni. Anche del grande Totò per rendere ancora più esplosiva la sigla di introduzione della nostra trasmissione. Caro compare poeta, come va? Tutto bene? Un po' di tosse perché il tempo insomma non è proprio clemente. Il tempo è sempre inclemente e ce lo dobbiamo sopportare, dobbiamo sopportare pure un po' di tosse, un po' di raffreddor che dobbiamo fare. Direttamente dalla tarantella il nostro Michel Bourbon, si avvicina a febbraio, buongiorno, quindi si avvicina il tempo del carnevale, delle tarantelle, della musica e fa ballare le piazze. Sì, fanno molto, sì, anche si mangia anche tarachelle, carne di maiale, patate. Lei pensa subito alla mangiare, la cosa più importante è quello lì per mangiare, poi ci divertiamo anche. Tanto complimenti per il baffetto che cresce puntata dopo puntata. Lo cresce perché sono stato un po' influenzata, allora per un quindi è l'influenza che porta alla crescita dei baffi. E poi abbiamo il nostro maestro Caracciolo con il sax e la chitarra, sì, doppio strumento. Ma io stavo guardando Michele, sì, ha un bel profilo, sì, alla Totò. Alla Totò anche il nostro Michel Bourbon. Carlo Cesare, buongiorno Ottavio. Tutto bene? La pioggia però non toglie la carica giusta che ci deve essere. Siamo in diretta alla Beviamoci Su da Atripalda, anzi se volete venire ci raggiungete, noi vi aspettiamo per un buon caffè, per le delizie del nostro Sandrissimo, il patron insostituibile, inossidabile del nostro Beviamoci Su. Daremo anche un'occhiata ai quotidiani della nostra provincia. Iniziamo subito con la prima pagina del Mattino di Avellino. Questo i titoli, apre con la politica il Mattino di Avellino. Ciampi lancia la nuova sfida, 5 Stelle uniti, l'ex sindaco è pronto a ricandidarsi, fermiamo il tentativo di restaurazione. Andiamo a centro pagina dove troviamo la cronaca, morte dello russo, i dubbi sulla dinamica, la famiglia del 39enne deceduto sulla 7bis presenta l'esposto in procura, l'avvocato chiede giustizia. Poi in alto, Lupi, pari amaro contro la Nagni. Pari amaro, ma c'è anche il caso Alfageme che tiene appunto bando. Cosa è successo? Soprattutto questa amarezza. Alfageme è un tesserato extracomunitario professionista, già tesserato all'estero, e quindi doveva essere tesserato entro e non oltre il 31 dicembre. Io non lo so, rimango di stucco quando sento queste cose, caro Ottavio. Nel senso, ti chiedi dove erano i dirigenti della società biancoverde? Ma prendere un calciatore devi sapere certe cose. Mario Amaro, anche per il nostro signolo, eccolo qua. Quindi non è tesserabile, chiedo.
Non è tesserabile, non è tesserabile per il campionato. Questo è il giallo del mattino. Ha ragione Alfonso, voglio dire, la dirigenza, il direttore, chi per esso doveva saperle queste cose, insomma. Usignolo, faccia un passo in avanti, perché l'Usignolo ha conquistato la ribalta mondiale con la messa che è stata celebrata al Duomo. Una delle voci del coro era quella dell'Usignolo, quindi ha fatto decollare a livello internazionale anche l'evento, no? Perché molti hanno chiesto l'autografo, qualcuno si è fatto anche la foto con il nostro signore. Esagerato, veramente. È un signore che fa parte della squadra di chiacchierate. Della corale Duomo, sì. Com'è andata? È andata benissimo? Sì, sì, è andata bene, sì. C'era anche tanta gente. Almeno quando abbiamo finito è venuto il regista della Rai e si è complimentato. C'era tanta gente. Sì, sì, pieno. Anzi, parecchia gente ha protestato perché i posti non erano per tutti. Tipo teatro. Ma noi abbiamo spiegato, venivano da noi, cioè non ne abbiamo organizzato. Peccato, Cesare, che però tanta gente poi 23, non si vede. Il 23 novembre, appunto, il 23 novembre, la messa commemorazione per i defunti del terremoto, era vuoto il Duomo. Ma così sempre vuoto, però vedi i riflettori della Rai, fanno il miracolo della moltiplicazione. Nemmeno le autorità. E infatti noi abbiamo spiegato a qualcuno, no, non abbiamo organizzato noi, è un evento che manda in onda la Rai. Quindi ma poi la presenza del nostro Usignolo ha sicuramente catturato l'attenzione internazionale, anzi che dico mondiale, e poi in tanti sono andati per sentire live dal vivo il protagonista delle nostre trasmissioni del mattino, ovvero il nostro Gerardo Bordiello. Va bene, grazie. Perché qualcuno si chiedeva, ma l'Usignolo all'anagrafe come è registrato? Nome e cognome, sicuramente. Gerardo Bordiello. I nostri tre compagni che scalpitano per proporci un bel pezzo. Volevo riferire all'Usignolo, perché ogni domenica ogni città trasmette la Rai una chiesa. Sì. Di ogni città trasmette. Ad Avellino è stata ieri, ci fa tanto piacere perché Avellino ha portato alla ribalta mondiale. Sì, quello che dicevamo con Cesare Ventre, che se magari qualcuno dei fedeli che ha affollato la chiesa fino all'inverosimile si ricordasse che le messe le fanno anche la domenica senza i riflettori della Rai, saremmo tutti più contenti. Adesso una bella canzone, dai, con i tre compari, Buongiorno Showdown, beviamoci su in diretta. Dalla piazza di Atipalda, dal Beviamoci Su! Alfonso Tarantino in regia, il principe della regia di Telenostra e Prima TV. Caro Alfonso, tentiamo anche questa mattina il collegamento via satellite con la cabina di regia di Telenostra e Prima TV. Eccolo, il principe della regia. Ragazzi, salutiamo il nostro Alfonso Tarantino. Grazie Alfonso, come va? Tutto bene? Doppio pollice in alto, quindi significa che tutto a posto, anche le mani, anche addirittura che con Meteo Peppe è tutto a posto. Anche con Meteo Peppe è tutto a posto. Stamattina delle quinte non si vedeva, tanti saluti. Tanti saluti, grazie Alfonso Tarantino, il principe della regia, in diretta con noi ogni mattina. Grazie anche a lui che la mattina siamo in onda, in diretta su Telenostra e Prima TV. Ha avuto grande successo sabato la versione rap di un classico della canzone italiana. Da Meteo Pep a Meteo Rap, però c'è bisogno di un look più stravagante, più aggressivo. Se trovi un paio di occhialoni colorati, ecco, è un cappello...
un cappello idoneo alla performance, magari ci possiamo riprovare. Eccolo qua, il nostro Meteo Rap, che arriva direttamente da Sanremo, perché pare che prenderà il posto di Gemon, che è il principe del rap nazionale, tra l'altro avellinese, un amico avellinese che insomma è diventato famoso in tutto il mondo con il suo rap. Lo sostituirà il nostro Meteo Rap con la versione rappata di una canzone italiana che la conoscono tutti. Qual è la canzone? Che fa così, scende la pioggia, ma che fa? No, no, un attimo solo, perché la pioggia, quindi signori, scende la pioggia, sì, però in versione rap. Meteo Rap, vai, scende la pioggia, ma che fai, mondo gira intorno a te, na 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 na. Questa è la versione classica, quella che conosciamo tutti, ma la versione rap di Meteo Rap come fa? Vai, scende la pioggia, ma che fa, il mondo gira intorno a te. È la vita come te. Ah, complimenti anche per le manine, tipo rapper americano. Sì, sì. Ecco, come fa ancora? Scende la pioggia, c'è, su di noi. Il mondo ci ritorna da te e la vita è sempre. Bravissimo, complimenti, perché insomma il nostro caro Gemon ha scelto un sostituto davvero straordinario. Cosa ne pensi, Cesare, cioè, della performance del nostro Meteo Rap? C'è stata qualche giorno fa la presentazione di Marco Petrillo, che salutiamo perché è un caro amico, del il suo libro Marco Petrillo, Donne, Bambine, Colonne e Regine. Lo voglio sottolineare perché è per l'associazione Edela, che si occupa degli orfani dei femminicidi, quindi lo voglio Marco sottolineare, molto sensibile sì. Un saluto a Marco, problematiche. Salutiamo Marco, complimenti per il suo impegno nel sociale. Il nostro Usignolo, che sta sfogliando la Gazzetta dello Sport. Usignolo, qual è la notizia che l'ha colpita di più? No, non si preoccupi, non è un problema, insomma, continui stavo a leggere. Guardando, sì. Qual è la notizia che più l'ha sorpresa? Questo ragazzo Zaniolo. Sta facendo già famiglia a 19 anni. Visto? Infatti il giornale evidenzia. È andato alla Roma. Inter, che cazzate che hai fatto. Insomma, è Cesare il tifoso dell'Inter. Lo dicevo già a luglio, all'epoca, quando insomma si parlava di Zaniolo nello scambio per... È il campione del futuro, perché questo Zaniolo, 19 anni. Sì, ma non lo so, l'hanno mandato via. Non lo so. La Roma. Del vivaio interista. Ottavio, si penalizzano sempre gli italiani. Adesso certamente. Anche l'acquisto Piontek penalizza ancora una volta Cutrone. Il giovane Cutrone del Milan. A proposito di Milan, vediamo bianco, in una versione rosso-nera. Ragazzi, il Barone Rosso. Complimentoni, caro Barone. Come va? Tutto bene? Un po' di pioggia, La gente sta allarmata, tutte queste strisce, ma insomma non che si trova una posta. Le strisce comunali, ma si paga dappertutto, ma come state a non pagare più? Ma lei la sua slitta dove l'ha parcheggiata? A casa. A casa, è venuto a piedi. È tutto pronto, è venuto per a piedi. Ci ha raggiunto a piedi. No, sto con la Pecar. Con la Pecar, dove l'ha parcheggiata? Vediamola, un attimo, se Francesco ci segue, un attimo solo, vediamo. Vedi, nelle strisce, sta qua, ti spiego, sì, nel senso, voglio dire, defilata. Noi stiamo qua, la Pecar non si vede. Faccio l'appello. Possiamo togliere tutte queste strisce, che la gente non ce la fa più a pagare. Non vuole più le strisce. Non vuole pagare. Non vuole essere strisciato, lei. No, non voglio pagare. Ecco, vabbè. Intanto salutiamo la piazza che si mobilita, si rianima. Buongiorno da Ripalda. Da Ripalda, beviamoci su, noi siamo in diretta, correte, venite. Poi il caffè è buono, eh? Che il caffè è molto buono, ma non solo, c'è anche la simpatia, la brillantezza del nostro Sandro Sandrissimo, il padron del Beviamoci l'ho su. L'ho conosciuto, sta al banco. È esplosivo, è in sintonia anche con lo spirito goliardico della nostra trasmissione. È guaglione. È guaglione pure. Allora entriamo, lasciamo la porta aperta, così facciamo prendere di nuovo il raffreddore al nostro caro compare poeta. Abbiamo la prima pagina del quotidiano dello Russo, ecco due testimoni, oggi l'esposto dei familiari in procura, attesa per la perizia balistica, il racconto di quella notte di due giovani presenti sul luogo dello schianto. De Vena non basta, Lupi con la Nagna, arriva un pareggio beffa, la vetta dista 7 punti. Questi sono alcuni dei titoli riportati in prima pagina dal quotidiano. Usignolo, tocca a lei, dopo la ribalta mondiale del Duomo, della messa che è stata ripresa dalle telecamere Rai. Abbiamo la fortuna questa mattina di avere
l'usignolo che porrà ai nostri amici telespettatori una bella canzone. Cosa ha preparato di bello? Già si sente in sottofondo, sì. Farò la prima strofa di O Sole Mio. Solo la prima strofa? Eh sì, perché i tempi poi mi dicono che sono... Faccio una strofa, O Sole Mio, che sia un inno al sole, visto che piove. Lo invochiamo, veramente. Vai, invochiamo il sole. Ci manca la coppola, un attimo solo. Bella cosa, una giornata su, un'aria serena, dopo una tempesta, bella aria fresca, pareggiando una festa, che solamente noi, gli abbiamo concesso la ribalta internazionale con la messa del Duomo ripresa dalla Rai, poi è tornato sul set di Chiacchiere e Caffè. Ma guarda chi è arrivato direttamente da sopra, testimonial number one, numero uno della pelle made in Solofra, colui che sbanca l'audience in tutte le televisioni del mondo, visto Buongiorno, tutto bene? Abbiamo fatto tardi, ma il passaggio è livello chiuso, ma abbiamo fatto tardi stamattina. Ci andiamo a cambiare adesso. Buongiorno a tutti. Ecco qua, che Angelo ci preparerà, ci proporrà qualche numero, qualche performance, perché lui è fatto così, insomma, siamo quasi a completo questa mattina. No, manca il mio amico. Manca il Rubicco. Manca il mio amico. Ma che fine ha fatto Rubicco? Perché qualcuno ci ha telefonato e... non è stato messo in castigo, né sta nel freezer. Il nostro Rubicco è un artista di fama anche internazionale, sta in tournée. Essendo uomo di mondo, non si limita a stare solo al sud, è andato un po' qua al nord. Allora aspettiamo il nostro Rubicco, che comunque ci segue. Sappiamo che sta in Scandinavia il nostro Rubicco e ci sta seguendo direttamente da lì. Insomma, ci fa piacere che anche nei paesi freddi questa trasmissione viene seguita. A breve tornerà con la slitta, ovviamente, dalla Scandinavia, dalla neve della Scandinavia. Hai visto quanti personaggi Chiacchiere e Caffè riesce a spostare? Sì, ma mi fa piacere per Peppino, che è andato, non so dove in Scandinavia. E saluto a Peppino, che buone cose, poi ci vediamo appena che arriva, ci dobbiamo rivedere qui. Ci vedremo presto con il maestro Rubicco. Qual è questa prima pagina che ci vuole far vedere il nostro Meteo Pep? È sulla vittoria del Napoli, gli azzurri battono la Lazio con Caleon, Milik, gioco e anche quattro pali. Questo è il titolo del mattino, la pagina sportiva del mattino. Andiamo avanti con i nostri amici. Ecco, Cesare voleva sottolineare qualcosa. Anche un'espulsione ingiusta, inventata, come ha detto Simone Inzaghi. Da parte della Lazio. Quindi gli ultimi 15 minuti la Lazio ha giocato, altri 25 minuti ha giocato in 10, ma ingiustamente. Ci sono tanti amici che si stanno preparando nel dietro le quinte, nel backstage. Sì, siamo in diretta sulle nostre prime TV. Vuole... L'amico Tonino, sì, come no? È figurati. Con la chitarra, ma assolutamente sì, aspettiamo l'amico Tonino con la chitarra, che non è il Barone Rosso. È un altro amico, è un altro Tonino. Poi, forza Napoli, hai visto che bello Napoli? Il nostro Barone Rosso, nonostante sia vestito di rosso-nero, è tifosissimo. Tipo Napoli, Avellino e Napoli. Eccolo qua, Tonino, prego.
Ecco qua Tonino, grazie per la sua presenza. Tonino Novacco, sì, vero? Sì, buongiorno, artista, buongiorno. Perché lei insomma incanta la platea però con la musica. Grazie, cosa grazie. Ci può proporre questa mattina? Vediamo. Allora cerco un attimino Sandro, perché con Sandro faremo un duetto. Quindi avremo una bella sorpresa, creiamo un po' di suspense. Tra poco Tonino Novacco e Super Sandro Sandrissimo del Beviamoci Su alla ribalta internazionale con un bel pezzo per gli amici. Giusto un attimo. Ti aspettiamo. Intanto cediamo la linea ai nostri tre compari che riscaldano i motori. Siamo solamente all'inizio della nostra mattinata show con Telenostra e Prima TV. Aspettiamo Sandro Sandrissimo del Beviamoci Su e Tonino Novacco. E poi con i tre compari. Qualche bacio, oppure tu approfittiamo, il titolo della canzone è un bacio piccolissimo a tutti gli amici, dedicato a tutti. A tutti, un bacio piccolissimo. Oh, ma cosa sta succedendo? Il nostro Carmine che cambia pelle, addirittura in versione texana. Sì, mi sono cambiato stamattina perché siamo americani. Complimentoni, anche la musica. Grazie. Il nostro Angelo, eccolo qua, con la musica direttamente da Canale 5, davanti un altro. Eccolo qua. Prossimi appuntamenti televisivi, Angelo, sarà in tour. Domani dalla Pere che dobbiamo andare. Da Paola Pere, sì. Ormai sta in tour. E ci divertiamo. E ridete, sorridete, ciao, ragazzi, un po', ciao, come dice il nostro. Ciao, sono Frati, tutto a posto. A banca niente. Sì, però lancia la carica, sorridete. Ah sì, sempre, questo qua io dico sempre, ma loro non mi obbediscono, non mi dico. A stelle strisce il nostro Angelo Showman. Resta con noi il nostro Angelo, come il tempo fuori, caro pallone rosso. Apriamo una finestra sul tempo, è proprio il caso di dire. Ecco qua. Abbiamo anche gli spettatori, vai. Avanti, buongiorno, gli amici spettatori. Buongiorno, una buona giornata a tutti gli amici. Prego, lo show in piazza ad Antipanda. Eccoci qua, questo spettacolo è per tutti gli amici e spettatori, ma noi portiamo la musica, portiamo musica, l'allegria, la portiamo a casa vostra attraverso Telenostra e Prima TV, la prima trasmissione da asporto, tipo la pizza che portiamo noi a casa. Pizza, presepe, esatto, con il presepio, come il presepio del nostro pastore rosso. Eccoci qua. Una giornata piuttosto umida perché c'è la pioggerellina che condiziona il camimino dei nostri amici, ma certamente non noi, protagonisti del Buongiorno Show. Caro Meteo Pep, faccia vedere la pagina della Gazzetta dello Sport, questa è la prima della Gazzetta dello Sport, Piątek, I love Milan, ormai è fatta dal Genoa a rinforzare il Milan, arriva Piątek, il centravanti, domani la firma con José Mauri al Genoa, si può chiudere a 35 milioni. Il Napoli rilancia, si sveglia Caleone, Milik alla Maradona, Immobile non basta. Giù l'obiettivo per vedere la Juventus, che cambio in corsia, Darmian quasi fatto, in uscita
Spinazzola, quindi regna il calciomercato, domina il calciomercato in queste ore. Aspettiamo il nostro Tonino, se è pronto un aggiornamento con Tonino Novacco. Com'è la situazione? Siamo pronti? Al momento non è disponibile perché purtroppo non può lasciare il bar, però ci siamo tutti, quindi sì, penso sì, che possiamo sostituirlo egregiamente. Va bene, allora mi dici tu. Ci stiamo organizzando con tra pochissimo coro 4+4. Ah, c'è bisogno Orlandi del coro, complimenti. Sì. alla grande allora. Caro Cesare, vedo una poesia che, dunque, ieri, che stai per sfoderare. Ieri Simoncelli avrebbe compiuto 32 anni. Sim, sì. E quindi ho voluto scrivere una cosa su Simoncelli. Sì, vai Cesare. Il 58 per te era divino, tu e la tua moto che amavi con la gioia di un bambino. Tuo padre lì, sempre presente, sempre vicino, sempre premuroso ed attento, fiero ed orgoglioso, quando cavalcavi il vento ed esprimevi tutto il tuo talento. La tua esistenza è una continua corsa ed il tuo cuore stretto in una morsa quando questa diventava rincorsa. Sempre allegro ma combattivo, avevi addosso l'argento vivo. La gente amava la tua ironia, la tua umiltà, la tua risata, sempre di gusto e al momento giusto. Amavi la vita che era più bella quando le tue chiappe accarezzavano la sella. La velocità è una sfida infinita che insieme al Milan erano la tua vita. Il 58 lo hai catapultato nell'eternità. Marco, orgoglio di mamma e papà e di tanta gente che non ha dimenticato quel ragazzone dolce e suadente che in pista però era grinta e mordente. Però il destino spietato e crudele volle strapparti dalla tua gioventù e usando proprio l'amico fedele. C'è anche un altro passaggio. Sì. Il tuo idolo, fin da bambino, l'inimitabile Valentino. Valentino Rossi e Simoncelli, due grandi dello sport mondiale. Eccoci sempre in diretta dal Beviamoci Su, in piazza ad Atripalda. Il nostro Tonino Novacco si sta preparando, deve preparare allora, l'orchestra. Aurelio, sì, proveremo la canzone di Lucio Battisti. La canzone del sole. La canzone del sole. La canzone del sole, vabbè. A comma bene, dice il nostro Barone Rosso. No, no. Una versione a comma bene. Non siate sofisticati, a comma bene. Ma lo spirito della nostra trasmissione è appunto questo. Ecco qua, allora Tonino Novacco e i tre compari. Tonino che diventa un quarto compare. In questo, sì, 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 in questo momento sono acquisito. Presenti lei pure la canzone. Ecco qui. Allora, la, mi, re, te. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. E l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. Tutti. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiara e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. La Tony, al nostro Tonino. Caro Tonino, tu allieti spesso le serate, gli eventi ci organizzati ci da Santissimo. Ci divertiamo soprattutto. Credo che Battisti sia poi il tuo preferito. Diciamo, no? Il tuo che è conosciuto da tutti, tutti lo cantano, tutti lo conoscono e l'apprezzano. Vuoi dedicare a qualcuno questa canzone molto bella di Lucio Battisti? Battisti è una pietra miliare della musica italiana, anche i ragazzi più giovani li conoscono, quindi è sempre un piacere sentirla e farla.
la dedico a tutti gli amici, a tutti coloro che amano la musica e fanno divertire tutti. Bene, ringraziamo il nostro Tonino Lomaco con la canzone di Lucio Battisti. Il nostro caro sceriffo e il nostro showman di Solofa. Sono ancora qua, ragazzi, voglio salutare tutti i miei amici, zio, mio nipote Luigi, tutti i compaesani. Ma lei quante camicie ha? Quanti look cambia al giorno? C'ho parecchi, quando vado a fare spettacoli c'ho parecchi look. Anche il cappello, insomma, cambia spesso. Sì, ce n'ho 12. Tra l'altro il nostro Carmine, insomma, il cappello dove sta, Carmine? Ecco, però è un... Carmine, prendi il cappello, prendi tutto, le pistole pure, ecco. Il nostro Carmine è un po' raffreddato, un cowboy un po' raffreddato con la sciarpa. Volevo dire, mi è fatto piacere che abbiamo fatto un'altra conquista stamattina, Tonino. Cioè? Tonino Novacco, sì. Un ragazzo, la famiglia cresce mano a mano e cresciamo sempre di più. Grazie. La famiglia di Chiacchiere e Caffè cresce a dismisura. Tutti siete invitati a fare parte della nostra famiglia, ovviamente. Sì. Noi accettiamo tutti. La trasmissione incomincia a diventare pericolosa. Perché? Perché c'è una metamorfosi delle persone che fa paura. Qui si è arrivato, serio? Sì. Arrivò serio, ma a balla, canta, non si capisce di più. Carmine, con Fontanaro, guarda, da idraulico è diventato un po'. Questo, guarda, quando è ingrassato, sì, è un bottoncino. Era una lice prima, guarda. Ma lui viene trattato bene da Bonolis, perché lui è il cugino di Bonolis. Si mangia, guarda che si mangia, si mangia. Complimentoni. Trasformazione totale. Complimentoni. L'Allegra Famiglia di Telenostra Prima TV con Chiacchiere e Caffè, sempre in diretta con il Buongiorno Show, il nostro signore. Dice che era un bell'uomo, veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno li prese mia madre sopra un bel prato, e l'ora più dolce prima di essere ammazzato. Così lei adesso sola nella stanza sul posto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapessi il nome, neppure il paese, aspettò con un dono d'amore fin dal primo mese. Everybody! Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantava Ninna Nanna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, e giocava a far la donna col bimbo da fasciare. Forse fu per gioco, forse per amore, che mi vollero chiamare come nostro signore. E benché nella sua brevità il ricordo più grosso, è in tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, ma per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, ma per la gente del porto mi chiamo
Gesù bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino. Oh, mamma, no, acca, no, no, ragazzi, e per tutti quelli che ci ascoltano, mi chiamo Gesù Bambino. Waccio aru aru, waccio aru aru. Complimenti al nostro Angelo Showman di Solopra. Hai visto? No, guardavo la presa, che performance. Sì, la mano, sì, non sì, ma io ho la mano fratturata per la presa del nostro Angelo. Intanto i compari che sono sempre in agguato con qualche canzone per i nostri amici. Sì. Non sono compari questi qua, questi sono gladiatori. I gladiatori. Intanto Lucignolo, prego, Lucignolo, che è successo? Lucignolo ha fermato il suo volo e si è aggrappato alla panchina. Diamo spazio anche agli altri. È chiaro, Lucignolo dopo il successo è una comitiva allegra, spensierata, sì. Quindi diamo lo spazio anche agli altri. Di chiacchiere tutto fa spettacolo. Tutto fa show, tutto fa spettacolo, sì. C'è una scoperta clamorosa. Cioè? I tre compari sono fratelli. Sono fratelli? Davvero? I tre compari. Una scoperta d'amore. Siete fratelli tutti e tre, non credo, insomma. Non siamo fratelli, però siamo cresciuti insieme. Cresciuti insieme. Noi ci conosciamo dal 1962 con Aurelio. Dal 62, sì. Vi conoscete, suonate insieme. A dir la verità sono 40 anni che ci conosciamo. Quindi no, lei lo dice con fare disperato, però, nel senso no, sono 40 non anni. Non ha rimpianti, no? No, nessun rimpianto, perché noi abbiamo iniziato da ragazzi e siamo ancora ragazzi. Giovani dentro i nostri compagni. Sì, prego. A dire la verità, io non so, da 40 anni ci conosciamo, non so nemmeno quando è nato il giorno, e lui non sa nemmeno quando sono nato. Questa è la cosa bellissima, la sincerità, che uno non si interessa. Vabbè, ma voi venite alla luce ogni giorno, è così, caro professore, no? Ogni giorno voi sbocciate. Sì. Come le rose. A proposito di rose, c'è una bella canzone dedicata alle rose, facciamo un accenno, perché ci sono tanti che mi chiedono, c'è cioè questa canzone. Sì, prego. Che ora sono questa mattina? Siamo in diretta, no? Siamo in diretta, sì, che ora? Che ora sono? Che ora è, ragazzi? Perché siamo in diretta, che ora è? Sono esattamente le 7:53 minuti. 7:53, caro Cesare, che ora è? 7:53, confermo. No, hai fatto bene a chiedermelo, perché c'è qualcuno che non crede che noi siamo in diretta. Il nostro Signorolo con l'orologio ufficiale della trasmissione, che ora è? 7:53. Quindi abbiamo ancora un po' di minuti. Per tutte le ruote, diamo i numeri stamattina. Un accenno di rose rosse per i nostri amici. Stasera, il mio cuore lo sa.
perché l'altra settimana nella puntata di Chiacchiere e Caffè il nostro Meto Peppe è entrato di diritto nel Guinness dei primati per aver messo più cappelli in testa al mondo. Quanti cappelli lei ha messo in più testa? Più di 11-12 cappelli. Più di 11-12 cappelli. Adesso ci riproviamo con il Guinness, vediamo un po' quanti cappelli riesci a mettere in testa. Intanto già c'hai una bella coppola in testa. Signori, se avete qualche cappello, sono due, due cappelli, mancano i cappelli questa mattina. Vai, vai, che abbiamo qualche secondo. Sono tre i cappelli. 4, 5, 6, 7, 8, 9 cappelli. Attenzione perché arrivano altri cappelli, arrivano i rinforzi. Come si sente con la testa? Un po' più pesante. Arriva un altro cappello. Ne arriva ancora un altro. Ancora un altro, vai, che abbiamo ancora qualche secondo. Così entriamo nel Guinness dei primati. Battiamo il record. Arrivano ancora cappelli, anche occhiali. Eccoli. Sembra la Torre Eiffel. Contiamo i cappelli, contiamo i cappelli, così vediamo se il nostro Meto Peppe è entrato nel Guinness dei primati. Il famoso cappellaio matto. Eccolo qui. Attenzione, contiamo ufficialmente i cappelli. Vera e propria Torre di Babele. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, 13, 15! Complimenti! Sei contento, Peppino? Molto, molto. Sono in prima posizione dei cappelli. Cappellato. Adesso Peppino deve però illustrare il meteo, le previsioni meteo tanto attese. Se vuole può anche lasciare sugli occhi gli occhialoni. Va bene, io sono in diretta da Epson Meteo Pep per le previsioni meteo. Sì, da Epson Meteo Pep. Meteo Pep. Un laboratorio, uno studio particolare. Sì. Questa mattina allora ci colleghiamo con il nostro Meteo Pep che ha cambiato studio, che deve illustrare le previsioni meteo. C'è tanta attesa tra gli amici telespettatori per sapere se ci sarà anche la neve in Irpinia. E quindi sentiamo il nostro esperto, il nostro Meteo Pep con la bacchetta. Eccolo. Quindi il tempo per questa settimana parlo di un tempo infernale. Perché porterà freddo e molta grandinata al centro-sud e in campagna. Quindi ci sarà la perturbazione proveniente dal nord Europa, che era proprio questo mattempo, e porterà temporali a sud e grandinati e venti da nord-est. La neve ci sarà, perché molti ci sarà la neve fino a quote collinari, in pianura, in bassa quota e in montagna. Sì. Per il freddo, per il ramo freddo. Un attimo, solo che forse qualcuno vuole chiedere a Meteo Peppe in diretta che tempo fa. Pronto? Buongiorno. Oh, buongiorno. Perché mancavo io con la mia telefonata. È bravo, infatti, ti stavamo tirando a distanza le orecchie. Caro Carmine, vuoi sapere dal nostro Meteo Peppe qualcosa in particolare che ti può essere utile per i tuoi spostamenti? Lui indovina sempre. Ah, va bene, va bene. Di salute sta bene, ha ripreso. Sta bene, Carmine del centro Samantha della Porta. Ecco, tu sei il Carmine del centro Samantha della Porta, complimenti, caro Carmine. Vuoi sentire qualcosa stamattina, visto che siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione? Lusignolo, sì, dopo sentiamo Lusignolo. Va bene, Carmine, grazie per la telefonata, grazie mille, grazie. Ringraziamo Carmine per la sua telefonata. Siamo quasi alla fine della nostra trasmissione. Quindi per dire che questa settimana sarà una settimana nera, una settimana nera, di maltempo, sì. Addirittura. Una settimana di maltempo, di venti forti e grandinate e venti da nord. Quindi ci dobbiamo incappottare, coprire per il freddo. C'è un altro amico che ci salutava, il nostro Meteo Pep a centinaia di fans la mattina. Sì. Quindi io saluto Carmine e Anna Maria Spagnolo con Carmine, Anna Spagnolo con Salvatore, i miei fans Anna Saporito con Rosa. Ciao! Bene, grazie Meteo Pep per il tuo prezioso contributo. Ancora una telefonata, pronto? Oh, carissimo Barbalupo, c'è in diretta il nostro Barbalupo. Carmine, come stai? Tutto bene? Tutto bene. Tutto a posto. L'Avellino, insomma, ha deluso un po', ieri. Ieri
Ma sei contento comunque di un punto? Due o tre, insomma, due o tre chili di punti erano ancora meglio. Quando ci vieni a trovare, Carmine? Quando torni con la tua carica bianco-verde, il tuo Forza Lupi? Ti aspettiamo lunedì, allora. Carmine, ti aspettiamo lunedì, va bene? Ok. Ciao, Barbalupo! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ringraziamo il nostro Barbalupo. Sì, dimmi, dimmi. Come? Sì, ti saluto tutti gli amici di Chiacchiere e Caffè. Ciao, Barbalupo, ciao! Ciao e Forza ciao. Lupi, ovviamente. Ecco qua il telefono bollente del nostro Michel Bourbon. Attenzione, perché c'è la poesia del nostro caro compare poeta. Buongiorno alle persone forti. Buongiorno, nuovo giorno. Significa nuove sfide, nuove emozioni da provare, nuove avventure da vivere. Buongiorno all'amico che ti sorride, a chi si sveglia con un sorriso, a chi pensa di spaccare il mondo. Buongiorno al canto degli uccelli, ai primi raggi del sole. Esiste un posto dove c'è sempre il sole ed è il cuore sereno. Buongiorno alle persone forti che sanno di buono. Per iniziare bene la giornata non si può fare a meno di un sorriso ed un caffè. Ogni giorno che arriva è un dono prezioso. Amiamolo, curiamolo, viviamolo. È un giorno tutto per noi. Un buongiorno forte da vivere lo offrono i tre compari insieme alle emittenti locali. Buongiorno. Ringraziamo il nostro caro Aurelio. Attenzione, perché qualcuno si chiederà ma che fine ha fatto il pluviometro. Il pluviometro ora non si può. Per registrare l'intensità della pioggia. L'intensità della pioggia mi è entrata molto. Perché questa settimana abbiamo molte piogge e molto fredda e neve anche a quote basse. Ma quindi, visto che lei anche meteo reppa, come questa pioggia che cade? Che cade fa? Scende la pioggia, ma che fa? Il mondo gira intorno a te e la vita è sempre qua. Bravo, il nostro meteo rap. Complimenti. Oh, addirittura in versione bianco-verde il nostro Angelo. Prego Angelo, di qua, così l'obiettivo ti può... Siamo lupi, qua siamo lupi. Tutti per il lupo. Sì. Io ho fatto anche la mascotte ad Avellino con il coso bianco-verde, poncio bianco-verde, messicano. No, non lo sai. Non sapevo. Vabbè. Quindi anche lupo, anche lupo. Sì, sì. Anche lupo. Siamo anche il tifo per... Noi siamo di Avellino. Sì. Se non facciamo il tifo per il lupo, perché lo facciamo? Forza Lupi, Forza Dico Lupi. Possiamo dire Forza Juventus, Forza Lupi, Milano, Forza Lupi, Forza Lupi, questa è la trasmissione dei Lupi. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano, sì, di casa, e dedico quella canzone che ho cantato prima a tutte le donne che ci ascoltano. Sì, quella è una bella canzone per tutte le donne. Siamo in conclusione della nostra trasmissione, ringraziamo il nostro barone. Ciao, ciao a tutti, ciao. Alla prossima, nostro Cesare. Arrivederci cari amici di Tele Nostra e Prima TV. Tre compari ringraziamo tra poco, ringrazio Angelo per la sua carica di energia. Bisogna essere sempre ottimisti ragazzi, nel bene e nel male, bisogna sempre andare avanti, dietro non si guarda più. E diglielo di nuovo, sorridete. Sorridete sempre, specialmente ai solofrani, sorridete, non siete sempre così mosci. Sorridete. Voglio salutare il signor Giovanni D'Onofrio, che è un mio grandissimo, tutti gli imprenditori, sono tutti bravi. E cercate di andare avanti, non vi fermate, siate ottimisti, lavorate, fate sorridete, lavorare. Sorridete, ciao. Sorridete. Ringraziamo Carmine Genovese. Grazie, grazie a tutti, buongiorno a tutti e buona settimana a tutti. Grazie. Il nostro grazie. Usignolo, grazie. Eccolo qua, grazie. Dalla ribalta internazionale. Arrivederci a tutti, alla prossima. Abbiamo il nostro Tonino Novaco, un applauso a Tonino. Un saluto grazie, a tutti Tonino, gli amici che seguono Tele Nostra e non, e a tutti gli avellinesi doc. Salutaci Sandro, salutaci Sandro. Sandro è impegnato a fare tantissimi caffè, quindi bene, sta producendo. Virpinia che produce. Grazie, grazie Tonino. Grazie a voi. Grazie Tonino, noi siamo alla fine. Vai che siamo alla conclusione della nostra professione. Ringraziamo Francesco Rinaldi alla telecamera, Alfonso Tarantino, il principe della regia.